And it's a go. Beh, andiamo. Wow, quite a crowd. Quanta gente. Bello. Could we switch the screen? Possiamo avere il display? Grazie. Right, that's helping. Beh, questo So, aiuta hello e from questo è Helsinki. Helsinki. Saluti da Helsinki. I'm Jarmo Sono Eskelinen, Jarmo CEO Eskare of the forum Leading Helsinki, which is e sono Helsinki del as the major forum innovator of di the Helsinki, l'incubatore innovativo di case and Helsinki e della sua CEO regione. of Vorrei the Helsinki condividere con region voi region. l'infoshare della So I regione will di Helsinki e stick to one quindi parlerò part of solo the di case, un caso which is specifico, how we che è cultivate urban come innovation coltivare using l'innovazione open urbana data utilizzando open to data create per creare interoperability innovation innovazione solutions. interoperativa e l'efficienza. The context, Il why contesto, beh, insomma, perché should we care dovrebbe for importarci living in this di body portare degli in strumenti alle cities persone in modo che themselves? si costruiscano dei servizi da soli. Il punto che vorrei fare è che le città sono degli organismi viventi, non delle macchine. Quindi se disegnano dei sistemi per le città è un design per le persone che vivono nelle città. E quindi lo sviluppo smart dovrebbe riguardare i servizi per i cittadini, non i servizi per il trasporto, per l'energia. L'energia e i trasporti è qualcosa che utilizziamo nelle città, ma la città è fatta di persone. Questo però è l'elemento fondamentale delle città, viene spesso dimenticato anche negli incontri che riguardano smart city. Beh, insomma, bisogna creare molti dati come altri attori nella città, tanti gli open data devono essere quindi aperti, però questi dati che non vengono solo dal settore pubblico possono essere utilizzati per creare dei servizi smart. Ma perché è importante questo? Perché noi le persone abbiamo degli strumenti smart per accedere ai dati e quindi ai servizi e possiamo quindi utilizzare la cittadinanza come comunità, come aziende e sistema per costruire i servizi per noi stessi o costruiscono per noi, costruire l'efficienza e l'efficacia per noi cittadini. Quindi possiamo avere l'efficienza dell'internet per creare dei servizi che sono uniti per unirci la città nella creazione dei servizi, quindi una comunanza di intenti. Ma i dati, ecco, attualmente sono nascosti da qualche parte, chiusi anche per la città stessa e non importa quanto le città dicono che utilizzano un approccio aperto, gran parte dei dati sono nascosti da qualche parte e questo riguarda altre funzioni nella città, quindi ci sono dei silos che non hanno accesso ai dati degli altri, solo è il pubblico che soffre da questa chiusura di dati, ma anche le città stesse e gli amministratori. Però anche i dati aperti comunque non significano niente alle persone, dovete essere proprio strano, fuori di testa. Siamo dei geek, no? Solo dei geek possono amare tutti questi dati e cercarli, no? Però insomma, i cittadini normali non sono geek e quindi devono usare i dati, insomma, e noi dobbiamo darglieli in maniera accessibile. Quindi vediamo, 3 anni fa da Helsinki hanno creato una clearing house per offrire dei servizi, quindi la città ha definito alcuna parte dei servizi per guidare e aiutare altri attori perché forniscono una parte di questi servizi e monitora costantemente i servizi come un ecosistema per vedere se c'è qualcosa che la città dovrebbe fare oppure se c'è qualcosa che dovrebbe essere sostenuto maggiormente o c'è invece qualcos'altro che i cittadini hanno smesso di fare perché c'è il mercato che gestisce il tutto. Quindi l'InfoShare, ecco la nostra soluzione, che è un processo ben funzionante, una clearing house, una camera di compensazione, diciamo, che è quindi un'entità
che copre tutta la regione, quindi si trovano i dati, li armonizza e poi li rende pubblico, li interpreta per i non geek e poi per dare degli strumenti. Sono già ormai 4 anni che abbiamo fatto questa collaborazione e abbiamo anche creato degli app. E quindi questa camera di compensazione che funziona bene è l'unico modo per approcciare questo problema. Che facciamo adesso? InfoShare funziona benissimo, un progetto molto buono, però ci sono dei servizi che valgono solo per Helsinki, non valgono tanto, non c'è business. Helsinki è piccola, Bologna è piccola, Londra è troppo piccola, New York è troppo piccola per questi servizi. Quindi se i servizi non vanno a fare il roaming non c'è business, quindi queste città devono essere interoperabili. Ed è quello che stiamo facendo a livello europeo, quindi City Services Development Kit, un piccolo passo verso l'interoperabilità, CSDK. Dovete collaborare, sennò questo non parte. E questo è tutto. Condividiamo.